Ciao a tutti e bentornati in un nuovo episodio della serie Uncharted 4, cioè di Uncharted 4. Siamo nel quindicesimo capitolo. Se non sbaglio si chiama I Ladri di Libertalia. Quindi niente, andiamo avanti e prima di iniziare mi sto solamente muovendo con la telecamera. L'obiettivo, tra virgolette, che abbiamo adesso è quello di cercare indizi sul perché qua sia tutto vuoto e diciamo indizi su la storia comunque di Libertalia, ecco. Quindi già qui è rimasto questo sinovi subito al pigià, niente, da 2 ore che era lì e vedevo la di premerlo, ma è vuoto e non c'è niente, strano. Poi qui questo ladro, no, ho capito, ladro c'è scritto, sì, fa che impressione è scritto così. Andiamo un po', abiti raffinati, sembra un uniforme. Eri una guardia, vero? Ottimo lavoro. Ladro, 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 tutto ladro. Non ce la fammi assaltare, va di là. No, infatti, ma te non so nemmeno se ce la va andare, però. Boh. Come immaginavo, sono in difficoltà perché non so trova indizi, nel senso se vuoto continua a guardare, eppure è di metterci più del previsto. Oh, un fogliettino, finalmente qualcosa, un vecchio documento. Leggi, bel tesoro. Vabbè, c'è scritto solamente, diciamo, una sorta di inventario, ecco. Bel disegno. Un altro foglio. Ho trovato qualcosa. Stupisco che sia ancora intatta. Un inventario, vabbè. Ora Sam aveva chiamato, e dov'è Sam? Eccolo lì. Qui? Boh, le guarda. Niente. Ehi Nathan, guarda qui. Bello. Cosa c'è? Soldi di Libertalia. C'è il sigillo di Avery. Deve aver fuso l'oro. Coniato la sua moneta. In base a questo e ai documenti sugli scaffali, il tesoro era qui. Già. Era. Ma la vera domanda è, dov'è ora? Ok, sappiamo che hanno combattuto fuori. Sì, e dentro. Pensi l'abbiano preso i coloni? No. Credo volessero recuperare ciò che era loro. Guarda, ecco Avery, Tew, i fondatori di Libertalia, marchiati con la parola ladro. Non assassino, non tiranno. Ladro. Quando i coloni hanno fatto irruzione qui, il tesoro era sparito. Sì, perché questi tizi se l'erano già portato via. Tipico dei pirati, giusto? Già, tipico dei pirati. So dov'è. Oh, io. Cosa? Dove? È una mappa? Sì, proprio lì c'è il tesoro. È una mappa di Libertà. Sì, seguila fino al lato opposto dell'isola. E guarda qui. New Devon.
Ma Avery era di Devon in Inghilterra. Sì, lo era. Cavolo, quelle ville sono davvero enormi. Ciascuna ha il proprio sigillo. Perché è lì che vivevano. Che ne dici di salire sulla torre di vedetta? Per orientarci. Andiamo. Da Devon arriviamo. E ora bisogna stare su. E la domanda è: come si fa? Arriviamo lassù. Proviamo a risalire qui. Magari boh. Dove sei? Okay. Dov'è lui? Non lo vedo. Ah, eccolo lì. Non lo vedevo. Vieni. Ok, pronto? Ok, questo è il passo. Il secondo. Alzare il candelabro. Buona idea. Sempre sorpresa. Accetta il compito. Saliamo lassù. Dove devo andare io? Ah, ok, forse posso... dalla manina, quindi probabilmente devo andare su quest'altra catena. Ok. Scusami. Scusa, Content. Baldridge. Cosa? Metti i piedi in faccia a Baldridge. Ah, davvero? E ce l'avremmo aver fatta, Ale. Vai, Gloria. Se mi butto via mi faccio male, probabilmente sì. Però non vedo altre strade da fa. Male male. No, 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 si fa del male. E va? È peggio. Oh, mi butto, male male muoio, se mi devo dire. Infatti, morto così, ma in realtà ha fatto salti ben più grossi. Ma va bene, ok. Sappiamo che di là non bisogna andarci. Forse bisogna salire qui. Non ho visto ora. A quanto pare sì. Accidenti, a me che ne apro l'occhio. Proviamo a salire, l'ha detto lui salire, eh. Che per me si poteva andare anche giù. La sfortuna. Ops, ho parlato. Ah, ok, qui. Avevo detto. Arrivi? Non piace anche a te questa torre? Certo. Ehi, Sam. Sì? Volevo solo assicurarmi che non fossi precipitato. Beh, l'entusiasmo non gli manca. Una spinta? È bel massimo. Allora, pronto? Pronto. Ok. Mi dà mai una manina per tirarmi su, mancherebbe. Al di là del fiume. Che ne dici di
rubare ai ricchi, eh? Vai, è arrivato Robin Hood. Ehi, c'è un passaggio laggiù. Ho una pece. Andiamo. Che ti vorrà raggiungere il Newton? Beh, un paio d'ore. Dipende da chi o cosa incontreremo lungo il tragitto. Siamo scemi, eh. Ah, merda. Porca troia. Vai bene? Forza, passiamo dalle finestre. Allora, accidente alla miseria, cane. Sì, passiamo dalle finestre. E muoio, sì, lo vedi. Ma cosa devo fare? Madonna santa, ci mancava la RPG e rompe coglioni. Accidente alla miseria. Andiamo, cosa devo fare? Vai bene? Ok, meno male di va. Giù, giù. No, dove va? Madonna santa. Ma salta lì, scusi, eh. E ma cani. Dai, salta lì. Olè. C'è mancato poco. Qualcosa mi dice che ne hanno abbastanza di noi. Davvero? Cosa l'hai capito? Va giù, svelto! Non ti fermare, vai! Vai, bot. E qui non è morto, eh. Fa salti... Muori sempre, si sbaglia a mettere il piede e non muori. No, lo so, scherzi. Parti del gioco. Pensiamo... Questi morti. Falli fuori! Danda. Ok, su, vai. Salta su, ci siamo. Ecco la vince, ci voleva lei. Ma è un cane, per cui doveva essere. Ok, aspetta. Mi spari. Hai Nadine. Bello rivederti. Ok, Mango! Mango! Che cazzo dice? È la mia parola di sicurezza. Sempre così spiritoso? Ai miei momenti. Sì. Tu e tuo fratello vi siete dimostrati i migliori cacciatori di tesori dell'isola. Peccato non essere della stessa parte. Aspetta. C'è ancora tempo. Fidarmi di un Drake? Mm. No, non ci casco più. Ehi, hey, dai, e perché non è...
Ok, è stato più agitato del previsto. Penso che andrò verso l'uscita. Dopo tutto questo, credi che ti lascerò tagliare la corda? Sarebbe la scelta più saggia. Oh, dai, Nadine, andiamo. Sappiamo che spacchi i culi, ma noi siamo in due. Non credi che i miei arriveranno tra poco? Mi basta guadagnare un po' di tempo. A meno che non vi uccida io stessa. Santi lupi. Ora! Madonna santa Goku. Le palle fanno male, no, meno male no. Ancora vedi un briciolo di sangue, comunque. E te sgraffi. Ginocchia sbucciate. Aio. Abbastanza. Lasciala perdere. Dai, dobbiamo andarcene prima che... Merda. E a lui gli importa una siega. Secondo me... farebbe anche ammazzà. Ah, molto interessante. Nate? Samuel? Abbassate le armi. Tutti quanti. No. Rafe, questo non scherza. Oh, niente paura, Nadine. Questi non uccidono a sangue freddo, non è nel loro stile. Sei pronto a scommetterci la sua vita? Fallo, dai. Spara. Sam. Se muoio, morite con me. Se è destino. Non fare un altro passo! Vuoi dire... così? Sam, metti giù la pistola. Ti ho avvertito. Fallo! Rafe! Calma. State fermi, non sparare! Mettila giù. Calma. Ok? Calma. Niente paura, Nadine. Non è nel loro stile. Beh, non pensavo ne fosse capace. Samuel. Tutto ok. Sapevi che saremmo arrivati a questo, eh? Ehi! Calma, Rafe. Ci hai catturato. Vacci piano. È un uomo d'affari, cerchiamo di trovare un accordo. Un accordo? Oh sì, sentiamo cosa hai in mente. Tutto coglione ha rotto però, muoviti. Avanti, ti ascolto. Senti. Ok. Vuoi trovare il tesoro di Avery? Possiamo aiutarti. E in cambio vi lascio vivi. Sì. Quello è una piccola parte. Che gran faccia tosta. Quanto basta per comprare la sua libertà, ok? Libertà? Nathan. Sì. È stato dentro, l'ha fatto per noi e deve dei soldi a Hector Alcazar. Il tizio che l'ha fatto evadere. Oh, di che diavolo stai parlando, Nate? Hector Alcazar è morto in una sparatoria in Argentina 6 mesi fa. Sono stato io a liberare Samuel. Cosa? Addio, aio. Oh no. Wow, che ti ha raccontato? Cioè, che storia ti sei inventato, Alcazar? Dai, hai mentito al tuo povero fratellino. Stiamo perdendo tempo. Solo un attimo. La verità, Nate, è che non ho mai smesso di cercare questo tesoro. E che mi infilavo in questi vicoli ciechi, capisci? Poi scopro che il buon vecchio Samuel Drake, l'esperto di Avery, è vivo. E più o meno vegeto. Non c'è stata un'evasione.
Ho corrotto il direttore e tuo fratello è uscito dalla porta principale. Ha passato gli ultimi 2 anni a cercare la croce di Sandisma, insieme a te? No, l'ha fatto con me. No. Oh sì? Sono cazzate. Oh. Sam, vuoi negarlo? Nate. Oh, Sam. Cazzo, no, no. Senti, il tesoro di Avery era nostro, lo è sempre stato. Ho mollato tutto per te! Effettivamente ha fatto un po' la faina, ha fatto no, un po' l'infame. Nate, se ti può consolare, ha fregato anche me. Mi ha fatto un numero da Houdini, ha tirato in mezzo te e quel povero vecchietto. E non posso negarlo, Sam, mi ha fatto incazzare. Ma sai, il passato è passato. Tu non lo meriti. Tu sì. Non eravamo tutti ladri che ficcano il naso nelle cose altrui. Ray. Cosa? Scegli tu come finirla. O lo farò io. Hai sentito la signora? Perdi anche solo un indizio e puoi dire addio al tesoro. Hai detto tu. Infili nei vicoli ciechi. Ammettilo, Ray. Fai bisogno di noi. Hai ragione. Hai quasi ragione. Mi serve solo se. Ehi, stai facendo un errore. No, 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 no! Dai! Alla fine ci è rimasto uguale. Nate. Che ci fa Levi? Ehi, Nate! Bene, eccola qui. Chissà chi ci abita. Non ne ho idea, ma l'indirizzo è questo. Ho tenuto d'occhio la zona per qualche giorno. La casa è vuota. Eccoci qui. Wow. Questo posto è immenso. Da dove i fratelli Drake, 16° capitolo. Quindi, come ormai sapete, di conseguenza l'episodio termina con l'inizio appunto di un nuovo capitolo / episodio. Quindi niente, ragazzi, per ora la storia si è fatta più interessante, perché abbiamo scoperto anche questa sorta di inganno, anche se sinceramente nel senso non ho ancora ben capito il perché, no? Tutto questo forse perché magari voleva che Nate aiutasse Sam, cioè che lo aiutasse a trovare il tesoro, se magari come scusa ha usato questa Savi. Però è arrivato, comunque si fa ancora più interessante la storia. Adesso siamo tornati, diciamo, nel passato, tra virgolette. Siamo nella testa di Nathan. E niente, guardiamo un po'. Come ho già detto, l'episodio termina qua e poi riprenderemo subito con il nuovo capitolo da qua. Quindi niente, mi resta che salutarvi e non lo so, vi aspetto al prossimo video, come sempre. Vi ho detto questo, ciao a tutti. Ciao.